che la canon tenimma ca. Vieni con me e accomincia a capire come inutile sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo in paura, sta cercando e c'è imbarà. Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Web Radio Zampa Sportiva e ben ritrovati qua in questo lunedì 18 febbraio 2019. Sono le ore 5 e un minuto del mattino, puntuale come un orologio svizzero. Da oggi proprio perfettamente, sono uscito di casa al solito orario alle 5 meno 10, una volta aver riscaldato un po' la macchina. Essere arrivato al punto esatto in cui io comincio il mio itinerario, ho preso, acceso la radio, sono esattamente le 5 e un minuto. Allora, lunedì, lunedì, che giornata c'è? Dove ricominciare a lavorare, ricominciare la settimana, dover alzarsi la mattina presto, ritornare in ufficio, insomma nei luoghi di lavoro, e il pensiero che ci saranno 5 giorni di duro lavoro, duro incessante lavoro quotidiano prima di ritornare ad avere il fine settimana. Però questa è la settimana della Champions League, è la settimana del grande calcio, ci aspetta tutti i giorni a partire da oggi praticamente la partita di calcio. E francamente ai tempi quando lavoravo in fabbrica, quando c'era proprio la, diciamo, ecco, la settimana di coppe, la settimana effettivamente mi volava, che era una bellezza. Arrivavo giovedì che praticamente c'era l'Europa League, il giorno dopo mi svegliavo, cavolo, è già venerdì, ah che bello. E questa settimana è così, perché stasera è previsto Roma-Bologna, vedremo se la Roma risponderà alla bella vittoria del Milan. E poi chiaramente si comincia con la Champions League di martedì, dove ci sarà la Juventus, mercoledì ancora Champions League, mercoledì è anche prevista questa partita da ritorno di Europa League, appunto, della Lazio contro il Sevilla, ricordo mercoledì e non giovedì, diciamo giorno canonico, giorno tipico dell'Europa League. E poi giovedì altre partite di Europa League dove saranno impegnati Inter e Napoli, e poi se appunto la settimana è bella che è finita. Quindi vedete che vedrete che alla fine la settimana andrà molto molto veloce. Anche se, ripeto, il martedì, il lunedì è proprio una di quelle giornate che uno la cancellerebbe dal calendario. Però dopo alla fine è la stessa cosa, perché poi se martedì è il primo giorno della settimana non cambierebbe nulla, cari ragazzi. La verità è questa. E il ritorno alla settimana che è un po' scocciante. Allora, il tempo chiaramente è bellissimo. Bellissimo, tempo favoloso, una luna piena, enorme, forte, che praticamente mi può consentire addirittura di camminare senza luce accesa, pensate. Io ho monto su nella mia piccola 600 ben 4 lampadine, 4 luci, fari normali, canonici, più i fari, i fendinebbia. E sono tutte luci, ho deciso di comprarmi tutte luci a LED, praticamente quelle nuove, moderne a LED, basta soltanto invertire la lampadina e andare appunto a munirsi di una lampadina a LED che praticamente ha più o meno la stessa cifra, in cui alla fine dei conti ti consente di avere un'illuminazione diversa, migliore, diversa e più o meno con la stessa cifra, salvo il fatto che non so francamente se con le macchine vecchie, io penso di sì sinceramente, perché non mi hanno mai detto niente, quindi, però effettivamente di legge forse dovrei guardarci se consentito. Attenzione, non parlo di luce all'oxeno, io parlo di luce a LED, proprio quelle moderne, quelle proprio moderne, che voi andate a guardare in internet, scrivete, che ne so, montate su lampadine H4 come queste, scrivete H4 LED e vi appaiono tanti diversi tipi di lampadine.
cercate di scegliere magari la lampadina un po' più forte, chiaramente, e ti consente di avere un'illuminazione veramente splendida. Ma la luna è talmente forte che questa notte potrei addirittura andare in giro a fari spenti, tanto è bello. Cielo stellato bellissimo, temperature rasente allo 0 gradi, meno 1, 0 gradi, ed è previsto nella giornata di oggi temperature in aumento fino a 12, 13, 15 gradi addirittura durante il giorno, e questo consente appunto, come dicevo, quel disgelo graduale, e sta andando tutto bene, insomma il disgelo sta venendo nel modo giusto, e quindi si ritorna un po' a vedere finalmente qualche paesaggio verde, che non invece è sempre costantemente bianco della neve. Com'è stata la domenica? Come l'avete passata? Sicuramente meglio di me, perché di nuovo il trasloco va avanti. È stata una giornata ieri molto molto pesante, sfiancante, si è cominciati i lavori quasi immediati una volta che sono tornato a casa dal giro mattutino, appunto dalla trasmissione. Ho fatto una bella colazione abbondante e poi via di corsa a lavorare fino alla serata, a trasportare praticamente le ultime cose molto pesanti di casa dei miei suoceri. E adesso si può dire che i lavori pesanti della terza fase di un trasloco sono passati. Manca soltanto da prendere le ultime cose e dopo chiaramente ci sarà da ripreparare, da rimontare, da rimettere a posto anche case appunto dei miei suoceri, i quali chiaramente uno ci dà una mano a vicenda, no? Lui mi ha dato una mano a fare il mio di trasloco a gennaio e io adesso chiaramente aiuto lui, ma questo mi sembra una cosa abbastanza normale, tanto siamo in famiglia, quindi problemi generici non ce ne sono di nessun tipo. Abbiamo avuto questa fortuna di trovare questa casa grande con due appartamenti divisi, però sempre nello stesso stabile, e così avendoci due bambini piccoli, lo sapete, c'è un maschietto di 6 anni e mezzo che si chiama Julian, che l'avete poi conosciuto qua in radio alla sera del 24 di dicembre, la vigilia di Natale, l'ho portato con me la mattina presto a fare radio e a conoscervi, o no, farsi conoscere insomma, e una bambina piccolina che ha 2 anni e poco più, 2 anni e 2 mesi, che si chiama Amélie, nome francese, ci piaceva questo nome un po' particolare, io e mia moglie, tanto anche mia moglie ha un nome francese, si chiama Nadine, nonostante tutto che è italo-tedesca, quindi di francese non c'è proprio nulla, però io trovo che i nomi francesi soprattutto alle femmine si addicono in modo particolare. Pensate anche a un bel nome come Nathalie invece di Natalia. Nathalie, che bel nome. Allora, detto questo, insomma, si può cominciare con la trasmissione. Siamo presi come sempre i minuti un po' così iniziali a parlare un po' così in generale della mia vita, eccetera eccetera. Oggi devo dire che sto benone, insomma, mi sento abbastanza sveglio, chiaramente mal di schiena, questo è chiaro. Ieri veramente a portare mobili pesanti, armadi, tavoli, soprattutto la lavatrice. Le lavatrici sono molto pesanti, sotto c'hanno queste pietre che le consentono di essere stabili e di non ballare troppo nel momento della centrifuga, effettivamente però sono maledettamente pesanti. Allora ragazzi, la giornata di ieri, che giornata è stata? Io ho esordito proprio con una canzone di Mia Martina e di Claudio Morulo, perché in onore in pratica a questo Torino che è riuscito con una grandissima dose di fortuna a strappare un pareggio a reti bianche che sancisce un po' il momento della crisi del gol di questo Napoli, soprattutto in campionato. Come è stato un po' per la Fiorentina, anche ieri ha trovato un portiere eccezionale sulla sua strada, ha trovato un altro palo. È un momento in cui l'attaccante del Napoli gli dice male, è vero che anche ci mettono molto di loro che sbagliano. Ragion per cui così proprio la canzone come si fa ad avere tante occasioni da rete e non riuscire a fare uno straccio di gol per poter vincere la partita. Adesso chiaramente non che la questione scudetto era in bilico, perché 11 punti o 13 punti che siano adesso poco cambia, tanto alla fine la Juventus penso che quest'anno vincerà con 30 punti di vantaggio, questo penso che lo sappiamo, abbiamo già capito un po' tutti, insomma non c'è stata partita fin dal momento in cui
la Juve ha acquistato Cristiano Ronaldo, Emre Can, Cancelo, penso che ci sia un po' tutti, abbiamo capito che anche quest'anno per il campionato c'era ben poco da fare. E poi dopo ci ha lasciato una giornata di campionato particolare anche ieri, con delle partite strane, tra le quali poi andremo a parlare sicuramente del VAR. Ma appunto, andiamo avanti per ordine, con calma e sangue freddo. Allora andiamo avanti chiaramente con le tre foto, innanzitutto della giornata di ieri, diciamo dei tre argomenti più principali, più importanti, o perlomeno quelli che personalmente più o meno colpito. La prima foto la voglio dedicare assolutamente, chiaramente al VAR. Per il momento mi limiterò soltanto a dire il VAR. Una volta finite le tre foto apriamo una lunga parentesi sul VAR e diciamo che più che dedicata al VAR come fotografia, io la voglio dedicare a colui che ha deciso, non so chi, perché francamente dovrei informarmi se è stato Rosetti, capo designazione dell'UEFA, o se è stato lo stesso Nicchi, non lo so esattamente chi, ma chi gli è venuta la brillante idea di prendere, di cambiare completamente il protocollo e fare un casino madornale che non si capisce più niente. In pratica ognuno fa come gli pare, ogni partita si decide come vogliono loro e alla fine si crea una confusione madornale. La seconda foto io la dedico tra l'abbraccio, tra, diciamo, questa piccola così siparietto simpatico che c'è stato tra Insigne e Walter Mazzarri, in cui l'allenatore, che sappiamo lo ha fatto esordire a piccolo Lorenzo, e così insomma si sono scambiati qualche battuta i due, il quale praticamente Walter Mazzarri lo ha ringraziato a Insigne di non aver fatto gol, in questo modo così il Torino è riuscito a fare un pareggio. Insigne gli ha risposto: guardi mister, che io ho colpito il palo, per dire, io volevo far gol però purtroppo ho preso il palo. E Walter gli ha risposto, dice: va bene, continua a prendere il palo che così va bene. Quindi insomma un siparetto simpatico, la prendiamo a ridere, anche perché tanto francamente non credo che il secondo posto del Napoli sia messo in discussione. Credo che anche ieri insomma lo stesso Napoli l'abbia presa così. La terza foto la voglio dedicare a Criscito, autore di un gol all'ultimo istante, di un gol fantastico, il gol praticamente il più bello insieme a quello di Piontek del sabato, di tutta la giornata calcistica, perché ha fatto questa conclusione favolosa al volo di destro all'ultimo istante, di fatto ha condannato la Lazio a una sconfitta che sinceramente era immeritata, perché per come si era messa la partita francamente la Lazio poteva andare anche meglio, però con tutte le assenze che aveva e tutto quanto, un pareggio era un risultato sicuramente accettabile, un risultato così comprensibile, che però è stato condannato da questo gol bellissimo nel finale di Criscito, poi anche chiaramente la festa, capitano del Genoa, quindi ci sta, per carità, ci sta tutto. E che purtroppo per la Lazio chiaramente assume il sapore di una beffa totale, anche se poi lo stesso Simone Inzaghi francamente ci deve dare delle risposte, perché come sempre negli ultimi tempi la gestione della partita, la gestione dei cambi non mi sono piaciuti, non hanno avuto una logica, errorucci, stesso Simone che fa abbastanza spesso. Allora prima di andare in pausa chiaramente apriamo la parentesi sul VAR. Quello che è successo di ieri, la giornata di ieri, lo sappiamo tutti. In pratica c'era un episodio da calcio di rigore per la Fiorentina, l'arbitro ha deciso di non fischiarlo, l'azione è proseguita. È passato un arco di tempo molto lungo, con il quale addirittura l'azione si è conclusa con la spalla che è andata addirittura a far gol. Una volta che la spalla ha fatto gol, sono andati ad esaminare al VAR e si sono accorti che nell'azione precedente su quel fallo di Chiesa c'era calcio di rigore. Cosa hanno dovuto fare? Annullare il gol della SPAL, gol tra l'altro regolare che avevano fatto, e dare il calcio di rigore alla Fiorentina. Cioè praticamente da un 2-1 per la SPAL nel giro di un minuto ti ritrovi a un 2-1 per la Fiorentina, il che veramente assume contorni, io oserei dire, grotteschi. C'è stata l'anno scorso, vi ricordate? Perché continuo a ripetere che hanno cambiato il protocollo? Perché lo scorso anno c'è stata la discussione con quel gol a Bergamo, no? Contro l'Atalanta, annullata dalla Juventus in pratica, perché la Juventus andò a fare gol e
nell'azione, durante l'azione si notò che c'era un fallo. In pratica il gol fu annullato per poi concedere il fallo all'Atalanta e ci fu una grande polemica. Ci hanno risposto che praticamente il VAR può intervenire fino a 19 secondi dopo, ovvero se c'è un episodio, io giudico regolare, l'azione va avanti, allora o decido di fermare, io arbitro, decido di, magari consigliato dal VAR, chiaramente l'arbitro VAR, entro 19 secondi, quindi io fermo il gioco prima dei 19 secondi, è uguale come si sviluppa l'azione, io decido di fermarla, la fermo, vado ad esaminare il VAR e mi rendo conto che c'era un gol, c'era un fallo, c'era un episodio da calcio di rigore, quel che sia, va bene, prendo, posso interrompere l'azione e tornare indietro. E ci avevano dato appunto questo arco di tempo perché c'era la polemica, perché si diceva lo scorso anno quanto è lungo l'arco di tempo per poter tornare indietro nell'azione per poi andare a esaminare l'episodio. Non so, vi ricordate quando si era ragazzini, no? In cui si diceva avevi avuto un fallo, tu però avevi continuato l'azione, no? Diceva hai continuata, e dopo se perdi palla dopo, non so, 10 secondi, non è che puoi dire oh ma prima era fallo, adesso però mi vado a prendere il fallo, no. No, infatti cos'è? C'è la cosiddetta norma del vantaggio. Allora ci avevano detto appunto 19 secondi. Quell'azione in particolare da parte della dell'Atalanta e della Juventus, l'episodio in particolare che è successo lo scorso anno, tra l'altro poi nei primi mesi di campionato, mi sembra che fu ottobre addirittura, era accaduto dopo 13 secondi, cioè 13 secondi prima del gol c'era stata l'occasione, questo fallo, e allora era giusto in quel caso non dare il gol. Ok. Cos'è successo praticamente? Dall'anno scorso a quest'anno è successo che l'anno scorso c'era un protocollo rigido, un protocollo corretto e che lasciava poco margine di interpretazione. Oggi invece praticamente l'hanno cambiato questo protocollo e non si capisce più niente. Perché? Perché non sono passati molto più tempo di 19 secondi. Adesso non mi ricordo esattamente quanto sono stati lunghi i secondi. Però sono passati di più di 19 secondi. Che vuol dire? Vuol dire che hanno cambiato il regolamento. Allora ci possono dire esattamente quand'è che a un certo momento il VAR può intervenire? O forse, non lo so, vogliamo far finire prima l'azione? Non ha senso. Non ha senso, ragazzi, perché nel gioco del calcio anche 10 secondi praticamente è una vita. È un arco di tempo molto ampio, in 10 secondi può accadere di tutto, di tutto e di più. Abbiamo visto partite decise proprio nell'ultimo istante, finale di Champions League decise così, vi ricordate, no? Tra il Bayern Monaco e il Manchester United, per esempio, in 2 minuti, gli ultimi 2 minuti si decide una finale di Champions League. Ecco, quindi cerchiamo di andare per ordine e quindi di capire il concetto. Allora, se è così la cosa, loro ci devono dire un arco di tempo in cui no, è passato troppo tempo, mi dispiace, non è così. Allora bisogna che cosa accade? Bisogna che gli arbitri al VAR siano più veloci. Ecco perché io torno a ripetere quel concetto che ho sempre detto già da tempo nella mia trasmissione, perlomeno il mio pensiero è quello che non ci devono essere degli episodi specifici dove il VAR può intervenire, dove non può intervenire. No, il VAR deve intervenire sempre, a mio giudizio, sempre, perché anche da un calcio d'angolo dato sbagliato può accadere il gol, anche da un fallo laterale può accadere il gol. In settimana, per esempio, ecco, ieri parlando appunto qui in Germania, il Bayern Monaco ha vinto una partita. No, il Bayern Monaco, il Lipsia ha vinto una partita praticamente su un calcio di punizione che non c'era, e dice l'arbitro a dargli la punizione, capite? Però il VAR non può intervenire perché non era un episodio che era dentro l'area di rigore, quindi non era calcio di rigore. No, a mio giudizio il protocollo deve essere cambiato, e deve essere cambiato in questo senso: l'arbitro VAR può intervenire sempre, comunque e dovunque, a correggere l'eventuale decisione o errore dell'arbitro, purché però sia veloce,
c'è l'episodio da calcio di rigore, ok, che succede? Lo guardi 10 secondi, ti rendi conto che è un episodio importante, che forse magari in 10 secondi non ce la fai a prendere la decisione, ok, dice l'arbitro ferma il gioco, ci fermiamo il gioco e andiamo a controllare. Quante volte si ferma il gioco magari perché c'è un giocatore a terra che sta male e ha bisogno di essere soccorso? Quindi che discorsi sono questi? Il gioco del calcio succede di fermare eventualmente il gioco, quindi per un episodio così importante come un gol, un calcio di rigore che può portare appunto a un gol, io penso che sia anche il caso, no? Il problema, ragazzi, è che, come dire, siamo alle solite. Si è fatto un protocollo in modo che si è data una, scusate, enorme discrezionalità da parte dell'arbitro di poter decidere e prendere la decisione. Perché diventa una cosa grottesca? Perché? Perché alla fine non ci si capisce nulla. Ci vuole un regolamento chiaro, un protocollo chiaro che vale per tutti, che quindi uno lo sa. In conclusione, la terza foto io la voglio dedicare a Vandanara e a Icardi, quando se ne stavano belli tranquilli in tribuna e soltanto dopo, verso la fine, ho visto fare l'applauso generale. Ma all'inizio tutti e due non mi sembravano effettivamente molto molto contenti quando l'Inter è andata in vantaggio. A dirla tutta, io ragazzi vi dirò una cosa, io ho cercato di rimanere sveglio il più lungo possibile per ascoltare la trasmissione di Tiki Taka e quello che diceva l'amica Wanda. Purtroppo proprio quei minuti in cui ha parlato me li sono persi, mi sono addormentato, ho messo la sveglia, mi sono svegliato, quando mi sono svegliato aveva appena finito di parlare, sembrava che stava quasi per piangere. Quindi francamente quello che ha detto non lo so, da quello che ho capito, da quello che ho intuito è che insomma ha chiesto scusa, che non voleva che succedesse un pandemonio del genere, un casino tale, una cosa che ha fatto male chiaramente a suo marito, e che vorrebbero rimanere perché sono in una famiglia, giustamente ritengo io, di interisti, sono interisti da anni, e quindi magari è giusto che sia così. Ragazzi, ci facciamo adesso la prima pausa, così mi bevo una tazza di caffè, mi bevo anche francamente un goccio d'acqua perché mi stava quasi per venire un po' di singhiozzo, ma per fortuna sono riuscito a bloccarlo in tempo prima che arriva, e quindi è meglio in ogni caso, che tra l'altro poi sono già, la trasmissione è già andata alle lunghe, quindi facciamo appunto questa prima pausa, ci ascoltiamo una bella canzone e quando ritorniamo appunto andiamo a parlare proprio dell'Inter, di questa vittoria sofferta ma importantissima ottenuta da parte dei nerazzurri. Tra l'altro, come sapete, già ieri sera è uscito fuori il commento di Marco Mari, sempre bravo e preciso e puntuale a fare i suoi commenti, quindi potete già andare ad ascoltare, dove sul sottoscritto reparto proprio Inter l'analisi e commenti di Marco Mari su tutto quello che ha a che fare con il mondo nerazzurro. Allora ci ascoltiamo questa bellissima canzone e quando ritorniamo appunto parliamo della partita dell'Inter. A più tardi. Gli occhiali sul naso ti sfiora la mente, parla di uomini e donne come solo lei sa, e la camera è bassa e la mano piano piano che scende, trova la tua tenerezza, la sua verità. Giulia.
Giulia ci sa fare, Giulia è intelligente, Giulia è qualcosa di più. Giulia ti accarezza, Giulia lotta insieme, Giulia parla anche per te. Oh, è Giulia che ti tocca, è Giulia che ti porta via da me. Dove il cammino è deserto, il deserto è confine. Calda la luce degli occhi, ti guiderà. Suo giustiziere, scopro la dolce vittoria della sua crudeltà. Giulia ci sa fare, Giulia è intelligente, Giulia è qualcosa di più. Giulia ti accarezza, accarezza la tua mente, Giulia lotta anche per. Oh, rientriamo. E non so quanti di voi conoscono questo vecchissimo brano di Antonello Venditti, Giulia. A me mi piace molto, francamente. Lo ascoltai tanti anni fa quando ero ragazzetto in radio. E come ho avuto la possibilità di trovarlo, di andarmelo a prendere, il brano me lo sono subito preso. Ci tengo molto, mi piace molto. Allora, cari ragazzi, anche perché poi mi ricorda una ragazza, a suo tempo, una che usciva con noi, così in compagnia, si chiamava Giulia e di cui avevo una bella cottarella, effettivamente. Comunque, allora, quello che l'Inter, prima di andare ad esaminare nello specifico la partita, bisogna dire assolutamente due cose.
Io dico la verità, io sono stanco, ma veramente stanco, delle prese in giro che le persone di calcio, che lavorano nel calcio, costantemente ci fanno. Perché io mi domando sempre, ma lo fate o lo siete? È possibile che pensate sempre che la gente sia così tanto idiota che ci possa così credere a bocca aperta in base a tutto quello che dite? Quando Marotta mi dice che per Icardi è un processo di crescita, a me mi fa cadere sinceramente le palle, scusate il termine, lo sapete che non mi piace tanto dire, parlare in questi termini, ma mi fa veramente cadere le palle per terra. Se non vogliamo dire palle, ok, diciamo le braccia per terra, le ginocchia, mi fa venire il latte alle ginocchia, insomma il senso capitolo, quello che voglio dire. Cosa significa che un giocatore di 26 anni, che sono già 4 anni che è capitano, che bene o male la sua parte la fa, che fa i suoi gol, che sempre per l'anno scorso è stato capocannoniere, ha portato tutta la squadra fuori, ha fatto un regalo a tutti i suoi giocatori proprio perché è diventato capocannoniere in ringraziamento dei propri compagni di squadra? Mi spiegate perché dall'anno scorso a quest'anno deve crescere? È un processo di crescita, l'anno scorso non era cresciuto, cioè l'anno scorso era cresciuto, quest'anno che è successo? È tornato indietro, non è più cresciuto, deve ricrescere. Che significa un processo di crescita? Marotta, signor Marotta, me lo spiega lei che significa un processo di crescita? Dica la verità semplicemente. Ci danno fastidio le dichiarazioni che la sua procuratrice, moglie procuratrice, ha detto a Tiki Taka, ha detto alla trasmissione. Facile, lo sappiamo tutti, lo sanno tutti, no, cercano sempre di farsi fessi. Ecco perché mi c'arrabbio. Mi c'arrabbio perché io non ne posso più di queste prese in giro, di queste persone, di questi personaggi che dall'alto in basso si credono di poterci giudicare a tutti, di prendersi in giro e di fare come cavolo gli pare a loro. L'unica cosa concreta, corretta che ha detto, e lì si è riferita proprio apposta, in questo caso proprio a Vandanare, è stato quando ha detto i panni sporchi una volta si lavavano dentro casa, oggi col mondo dei social non è più possibile. Anche riferito al fatto che una come Vandanara sta sempre lì sui social, no? A fare post, a scrivere e a fare. Questo è un discorso corretto che posso accettare. Ma il discorso è che dire che per Riccardo è un processo di crescita, a me sinceramente mi fa soltanto che ridere. Mi fa soltanto che ridere, anche perché noi dobbiamo partire da un presupposto fondamentale. Il capitano lo decide la squadra, lo decidono i compagni, non lo decide la società, non lo decide l'allenatore. Perché l'allenatore può pure decidere che, ecco, che Handanovic è il capitano, ma se la squadra riconosce che ne so, che Politano è il capitano, di fatto, anche se non c'ha la fascia di capitano, ma di fatto sarà Politano che fa il capitano in campo. Capite questi concetti? Ecco perché torno a dire, ci credono di farci pessi. E io sinceramente non ce la faccio più. E ogni volta che se qualcosa da dire io prendo e la dico. Almeno così, nella mia radio, perché c'è libertà di opinione e libertà di parola. Ma io di queste prese in giro non le capisco, non ne posso veramente più. Mentre invece devo spezzare una lancia a favore di... non spezzare, lanciare, scusate, una lancia a favore della capa pelata di Spalletti, perché con i tanti difetti, soprattutto dal punto di vista dialettico, eccetera, eccetera, che può avere, io vi ripeto che sono più che convinto di questo, che lui la mattina si alza, si guarda allo specchio e dice ammazza quanto è antipatico quel tipo che sta lì davanti a me. Perché su questo sono più che convinto che pure lui si trova antipatico. Ma a parte questo, devo dire però che come tecnico, sinceramente, ha una grande qualità, forse una delle poche, ma una grande qualità, che è quella di saper pensare partita per partita. Nella partita di ieri l'Inter ha fatto vedere ancora una volta le sue grandi lacune, che sono il fatto del gioco, che è il fatto che fa fatica a creare azioni da rete, fa fatica a fare gol, fa fatica a mettere l'attaccante in condizione di fare gol e quant'altro. Non a caso la partita poi si è decisa appunto su un tiro da fuori,
prima su un episodio, su una grande giocata di un singolo, che su un'azione tra l'altro che era diventata confusionaria, quindi non è stata neanche un'azione manovrata e quant'altro. Quindi cioè, l'Inter non è che ieri, cioè, l'Inter palesa ancora molti problemi, ha effettivamente dei problemi di gioco e quant'altro, però il concetto di che ha espresso ieri Spalletti tra le righe, nella sua appunto modo dialettico di esprimersi, veramente che ci vuole un vocabolario per capirlo, però tra le righe ha voluto far capire un concetto e dire ok, intanto si è vinto un'altra partita, intanto si sono portati a casa tre punti, intanto la squadra ha combattuto in tutti i modi possibili con le armi che aveva, anche se non aveva il gioco, anche se faceva la gran fatica, anche con i suoi difetti, però la squadra come un gruppo unito, compatto, coeso, ha combattuto per cercare di rimanere in partita e di vincere la partita. E questo è un merito che voglio dare a Spalletti, perché con tutte le difficoltà, con tutti i difetti, Spalletti è un allenatore che dal punto di vista tecnico riesce a ottenere i suoi risultati. È chiaro che perché è un allenatore che magari non ti porta a vincere qualcosa di importante. Perché? Perché chiaramente anche lui, le sue squadre, ripeto, hanno queste lacune. Hanno delle lacune enormi. Questo ce l'aveva la sua Roma, la sua prima Roma, aveva la Roma 2.0, ce l'ha l'Inter chiaramente. Mi ricorda molte cose di vedere la Roma dei famosi 87 punti. Ecco, però avere questa capacità di riconoscere alla squadra la voglia di intanto abbiamo messo su tre punti, intanto abbiamo ottenuto a distanza il Milan e vedremo cosa farà questa sera la Roma, e intanto hanno buttato su altri tre punti di vantaggio sulla Lazio e chiaramente sull'Atalanta, e c'è un'altra partita in meno, quindi vedremo quello che accadrà. Dice, intanto io la mia parte l'ho fatta, pur giocando male, pur con tutti i miei difetti, addirittura sono riuscito dopo tanto fermore ad andare in vantaggio. Due minuti più tardi mi sono fatta, ho avuto pure il demerito di farmi pure lo sbaglio di concentrazione di farmi addirittura pareggiare su un'azione rocambolesca. Bene, nonostante tutto, però le difficoltà sono riuscito a vincere la partita. E proprio in questa direzione si vede un po' la differenza appunto tra l'Inter e il Napoli. Ecco, l'Inter con i suoi difetti. Gli avversari grosso modo erano due avversari che con caratteristiche, per carità, estremamente diverse. Il Torino è più una squadra tosta, rognosa, difesa 3-5-2 che si mette lì dietro e che fa tanto catenaccio e una fase difensiva molto organizzata e molto compatta. La Sampdoria è più una squadra, diciamo, è offensiva, più una squadra che gli piace fare gioco, non a caso insomma ha fatto molti più gol del Torino eccetera, quindi gli avversari hanno caratteristiche diverse, però le due partite in un certo senso erano abbastanza simili. Ecco, vedete, l'Inter con i suoi difetti, con i suoi problemi di gioco eccetera eccetera, nonostante tutto è riuscito a vincere la partita. Il Napoli invece, che non palesa difetti di gioco, perché ha prodotto, come ha detto chiaramente il suo allenatore, 18 azioni da rete, quindi andando a dimostrare in effetti che la squadra c'è, che risponde all'appello e che sa far bene il suo dovere, su e giù, però non è riuscita a vincere la partita. Come mai? Da cosa dipende? Perché vedete ragazzi, non sempre con la tattica e con la tecnica si spiega tutto. Per quello che ci piace il gioco del calcio, proprio perché è un gioco che ha tante sfumature, che ha tante particolarità, e quindi come in che modo si può spiegare la differenza della vittoria dell'Inter in confronto della mancata vittoria del Napoli? Se non parliamo di tattica, non parliamo di gioco, non parliamo di tecnica, allora di che cosa dobbiamo parlare? Parliamo di motivazioni, parliamo di cattiveria agonistica, parliamo di voglia di stare lì, parliamo un po' di fortuna,
perché anche il tiro bellissimo, tra l'altro, che fa l'angolare alla fine, c'è stata una piccola deviazione con la palla che va in porta. Se Toloi, no, sembra che era Toloi, che non mi viene in mente esattamente il giocatore che teneva in gioco, sfuggono i nomi, ragazzi. Comunque, in occasione del gol ci poteva essere un possibile fuorigioco. Alla fine non è stato fuorigioco perché il difensore della Sampdoria lo teneva in gioco, il giocatore che era sulla traiettoria dell'Inter, mi sembra che era Perisic, forse potrei sbagliarmi, forse mi sbaglio. Fatto sta che indubbiamente anche lì c'è stata un po' anche la componente di fortuna, alla fine dei conti in questa. Però ripeto, io in questa direzione riconosco a Spalletti la capacità di pensare partita per partita e di trasmettere alla squadra questo pensiero, di dire pensiamo partita per partita, intanto abbiamo vinto questa partita, poi i problemi del gioco, i problemi della qualità, i problemi di come creare azioni da rete, il problema di come non subire gol rocamboleschi è abbastanza e soprattutto evitabile, questo e quell'altro, dice li risolviamo, non vi preoccupate che li risolviamo, intanto però abbiamo vinto questa partita perché era fondamentale vincerla. Sono già due partite, in un modo un po' così, un po' cosà, l'Inter porta a casa 6 punti che sono fondamentali, che non scacciano via la crisi, non scacciano via i mali pensieri, non scacciano via i difetti, le lacune che rappresenta, però intanto 2 partite sono passate, 2 partite in meno all'obiettivo e io intanto portare a casa 2 vittorie. In misura, abbiamo fatto 2 partite estremamente complicate. Detto questo, noi adesso ci andiamo di nuovo in pausa. Quando ritorniamo chiaramente dovremo parlare della Roma, visto che questa sera c'è questa bella partita appunto dei giallorossi, una partita non facile per come si sono messe le cose. A dopo, ragazzi.
Oh, rientriamo ragazzi, perché questa sera c'è una partita a mio giudizio molto delicata e anche molto difficile da parte della Roma, perché il Bologna ha cambiato allenatore a Mihajlovic, che è un allenatore molto particolare, tra l'altro appunto ha giocato anche con la Roma, lo sappiamo, ma diciamo che è più un ex laziale che non un ex romanista, quindi volendo dire c'è anche questa motivazione ex in più. Diciamo che è un allenatore molto, ripeto, molto particolare. Magari non farà giocare le sue squadre bene, magari è un allenatore che fa anche fatica ad ottenere dei risultati importanti, però è un allenatore che rende cara la pelle, un allenatore che fa una buona fase difensiva, che sa giocare bene in contropiede, fa giocare bene le sue squadre soprattutto in contropiede, e soprattutto è un tipo di allenatore che non ti lascia possibilità, le sue squadre le fa giocare veramente molto chiuse e molto compatte, come poi in fin dei conti deve giocare una squadra in crisi che si deve salvare. E quindi per me a giudizio è proprio una partita delicata, perché la squadra del Bologna c'è, viene da questa ultima vittoria appunto a San Siro contro l'Inter, vittoria importantissima. Adesso c'è questa trasferta che all'Olimpico, ripeto, che tipo di partita farà? Farà la solita partita, si metterà dietro, chiusa, compatta, non concederà il meno spazio possibile alla Roma, che sicuramente se va in vantaggio subito, magari la partita si può mettere in una certa direzione, se non riesce a trovare subito il gol, i minuti passano, il Bologna prende fiducia e paradossalmente la Roma va in crisi, perché poi dopo comincia ad esserci la pressione. C'è una forte pressione anche da parte proprio della squadra, perché il Milan ha vinto, quindi tu sei obbligato a dover dare una risposta, se no altrimenti si crea già uno strappo. Se la Roma magari dovesse pareggiare, tra il Milan e la Roma si crea già uno strappo di 3 punti, che poi sarebbero 4, visto che lo scontro diretto c'è già stato e che gli scontri diretti sono a vantaggio del Milan. Quindi se in un arrivo eventuale a pari punti con il Milan, come è accaduto lo scorso anno per la Lazio, e paradossalmente cosa succede? Che il Milan che va in Champions League e non ci va la Roma, quindi la Roma è obbligata a fare un punto in più del Milan, per capirci, e che se tu già non dovessi vincere appunto già sarebbero 3 punti che poi sarebbero 4. E cominciano già a essere già un discreto strappo, se vogliamo dirlo, visto e considerato che il Milan non è neanche nelle coppe. Oddio, diciamo che in teoria le cose si equivalgono, perché il Milan quantomeno ha 2 partite da affrontare in Coppa Italia, a differenza della Roma, che la Coppa Italia ahimè non ce l'ha più, c'ha ancora la Champions League, e quindi vedremo se va avanti altre 2 partite di Champions complicate da affrontare, se malauguratamente, e non me lo auguro chiaramente, non dovesse andare avanti, è chiaro che paradossalmente il Milan addirittura avrebbe una partita in più da affrontare rispetto alla Roma. Però c'è una differenza incredibile. Poi c'è da dire anche un altro fattore: a Roma in questo momento si sta vivendo un'atmosfera di grande entusiasmo, secondo me un entusiasmo smisurato e non giustificato, perché la squadra non è che gioca bene, non è che la squadra ha trovato gioco, gol e solidità, no, la squadra grosso modo è la stessa di prima, l'unica differenza è che c'ha un Daniele De Rossi che mette ordine al centrocampo e mette equilibrio, e c'ha finalmente un giocatore offensivo che all'occorrenza sa fare entrambe le cose, diventa di fatto, come la partita con il Porto, un regista offensivo che quindi aiuta molto la squadra, e addirittura diventa anche un golador quando è il momento di fare gol. Quindi una Roma che ha ritrovato De Rossi, Dzeko, sicuramente
sarà una Roma più forte e sarà più avvantaggiata. Però in questo momento c'è anche questo entusiasmo eccessivo per aver trovato questo ragazzino, questo crack, che piano piano sta diventando un crack, di Zaniolo, dove tutta la città non fanno altro che parlare di lui. Addirittura si sono state già coniugate delle canzoni speciali fatte proprio ad hoc su Zaniolo. Si parlava della maglia numero 10, già Zaniolo ha fatto capire che era interessato. Però devo dire che la cosa che mi ha fatto piacere è che Zaniolo ha parlato con la madre e ha detto alla madre di non esagerare con i social, con i post, ecco, tornando un po' al discorso, no? Prima fatela mantenere. Adesso in quel caso la mamma non è procuratore, quindi è una cosa un pochino differente, però è anche vero che ha fatto bene lo stesso Nicolò Zaniolo a dire alla mamma: stai calma e non esagerare con eccessive parole. È vero però che in questo momento all'Olimpico, cioè nell'ambiente romano, ci sia un'eccessiva euforia per aver trovato questo giocatore, e c'è anche la paura che la società farebbe una grandissima fatica a trattenere. Perché lo sappiamo, perché la Roma è una società che vende, perché se il giocatore ci ha offerte da altre squadre e quant'altro, potrebbe diventare un pericolo per lui, potrebbe diventare allettante l'idea di potersi andare via, perché poi, cioè, parliamoci chiaro, Zaniolo non è romano, è romanista, come lo era Totti, come lo era Di Rossi, come lo è Florenzi, come lo è stesso Lorenzo Pellegrini e quant'altro. Zaniolo non è di fatto, anzi Zaniolo è juventino. Quindi cerchiamo, poi chiaramente è un professionista, ci mancherebbe altro, però il pensiero è che se c'ha un'offerta migliore, quello prende. Zaniolo è anche libero eventualmente, anche se ha 4 anni di contratto, ricordiamolo, potrebbe anche decidere di andare via. Quindi alla fine abbiamo effettivamente tante tante componenti che rendono questa partita particolarmente delicata e particolarmente difficile. Come la Roma giocherà e il modo con cui riuscirà eventualmente a vincere questa partita, questo qua dipende, lo scopriremo solo vivendo, questo mi sembra più che logico. Bisogna vedere come la Roma vorrà interpretare questa partita, se così si farà prendere dalle distrazioni, anche di eventuali infortuni, quindi i giocatori che scenderanno in campo devono stare molto attenti, eccetera. Poi dopo è chiaro che io posso essere anche d'accordo, per esempio, sul tema infortuni, con le parole di Pallotta, che in effetti si lamenta del fatto di troppi infortuni muscolari e non riesce a darsi una risposta, visto che questo problema dei preparatori c'è sempre stato, l'ha fatto arrivare persino lui extra si è mandato i suoi preparatori, nemmeno loro hanno funzionato, visto i tanti tanti infortuni che ci sono stati, che ci sono praticamente ogni anno. Colpa dell'alimentazione, colpa del campo, colpa su e giù. Per me la colpa è una, fondamentale, ragazzi. Cioè, per me i discorsi sono due. Allora, il primo è che molti di questi giocatori non fanno una vita da atleta, non fanno una vita dedicata allo sport. Ecco, prima di tutto. E su questo mi assumo tutte le responsabilità del caso. Perché non è possibile che un giocatore si faccia male sempre e costantemente dal punto di vista muscolare. Vuol dire che non sei attento a certe cose. Secondo, sicuramente ha a che fare anche con la preparazione. Però guardate, io penso anche che la squadra, che i giocatori stessi si allenano troppo. Di questa questione abbiamo parlato per esempio mesi fa, e posso anche essere d'accordo, e sono anche d'accordo su questo, che in effetti ci si allena, non è che ci si allena poco, no, ci si allena troppo e ci si allena anche male. Perché il calcio oggi, soprattutto dopo il gioco di Di Francesco, non è più come una volta. Io ho già parlato di quella bella intervista che lì la radio di Mario Corsi ha fatto a Zibi Bonek, il quale ha detto, per me ha espresso un concetto che
come dire, mi ha un pochino aperto gli occhi, anche se chiaramente è una cosa palese che basta vedere le partite di una volta per capirlo subito. Io vi ricordo che una delle cose, che uno dei compiti, una volta finito un po' così il mio addestramento che mi ha lasciato Massimo la Cuba al momento, è stato quello di dire: guardati qualche partita vecchia, in modo che così vedi e capisci come il calcio si è cambiato in questi anni. Cioè, la cosa che più di tutte appare, come ha detto giustamente Boni, è che loro una volta erano più dei maratoneti che non invece degli atleti veri e propri. Cioè, non è vero che una volta si correva di meno, no, una volta si correva come si corre oggi. Il fatto è che si correva in modo diverso. Una volta le squadre erano lunghe, quindi tu avevi un certo passo nella tua corsa, avevi un passo costante, ecco perché erano più maratoneti in questo senso, erano più giocatori che correvano di più ma correvano in modo costante. Oggi invece, col fatto che le squadre giocano molto corte, molto ravvicinate, in effetti abbiamo un calcio molto più veloce, fatto di molto più di intensità, è normale che ci sono più infortuni. Perché? Perché tu paradossalmente sei costretto a fare degli scatti da fermo. Nel giro di un attimo deve avere delle forti accelerazioni. Su queste forti accelerazioni chiaramente va a pesare tutto sull'apparato, sia dal punto di vista appunto delle articolazioni, come per esempio il ginocchio e quant'altro. Su questo penso che siamo tutti d'accordo, perché nel momento in cui tu spingi proprio sulle articolazioni con tutta la forza che hai per fare degli sprinter, no? Per fare degli scatti fulmini, e logicamente poi dopodiché si fanno male i muscoli. Non a caso i muscoli più sollecitati quali sono? Il polpaccio e l'adduttore. Sono sempre quei muscoli lì quelli che sono soggetti più ad infortuni muscolari. E proprio anche il tipo, non è il tipo di gioco, è il tipo di calcio che si effettua oggi, e che tu non è che ti puoi mettere a giocare il calcio ad altri tempi. Quando ieri ho detto che Milan sembra che giochi un calcio ad altri tempi perché è una squadra solida, compatta, eccetera, sì, lo intendevo come da dire il fatto che ha un tipo di atteggiamento molto molto guardingo, molto di difesa, fatto poi dopo salvo per le occasioni che vengono create, diciamo, all'unica punta, all'unica attaccante. Siamo d'accordo su tutto questo, però è chiaro che lo stesso Milan gioca corto, non è che si gioca su 80 metri, 60 metri, come invece accadeva una volta, accadeva in passato. Oggi invece si gioca raccolti sui 30, 35 metri, ed è proprio lì la chiave fondamentale. Insomma, ci sono veramente i componenti perché questa partita sia molto complicata da parte della Roma. Io penso che alla fine la Roma riuscirà a sfangare e riuscirà a vincere in un modo o nell'altro. In un modo o nell'altro, attenzione. Quando intendo in un modo o nell'altro, io intendo tutto. Intendo tutto, dalla componente fortuna, la componente bravura, la componente opportunismo, essere cinico sotto porta, magari anche la componente arbitrale. Perché ragazzi, se la Roma non dovesse vincere, il Milan con la vittoria importantissima di Bergamo dà effettivamente un bello strappo alla lotta per il quarto posto. Difatti allontana un po' tutte le squadre che ci sono, e anche se abbiamo ancora molti scontri diretti, anche se ci sono ancora molte partite complicate dove il Milan potrebbe perdere punti, però avere già 3 punti di vantaggio eventuali più lo scontro diretto a favore, che diventano 4, se addirittura Roma potesse addirittura perdere, diventerebbero 4 più eventualmente 5 appunto con lo scontro diretto. Insomma, è effettivamente uno strappo non è differente, avrebbe in un colpo solo allontanato tutti, perché la Lazio è andata a perdere, l'Atalanta chiaramente l'ha battuta, e la Roma magari dovesse addirittura non vincere o addirittura perdere, cosa che può succedere nel mondo del calcio, no? In più con tutte queste componenti che ci sono, è quello lì che diventa veramente una partita delicata e una partita difficile. Vedremo come andrà, vedremo chi farà giocare, vedremo come giocherà la squadra, il modo con cui starà in campo. Sicuramente farà un 4-3-3, è probabile che metterà, diciamo, tra virgolette, la formazione più titolare, quella che gli dà più garanzie, sicuramente con De Rossi in campo, Cristante e Pellegrini,
Lorenzo Pellegrini, in attacco magari se non recupera qualcuno giocheranno sempre gli stessi, vale a dire chiaramente Dzeko, El Shaarawy o Perotti, perché so che è entrato anche Perotti nella rosa. Perotti è un giocatore molto importante. Vabbè, dai, siamo arrivati in chiusura, è stata una trasmissione un po' particolare oggi, devo dire, un po' strana, dai. Gli argomenti che abbiamo trattati sono molti, ne abbiamo trattati in abbondanza, più o meno. Voi sapete che, tra l'altro, stando in una macchina, non è che mi posso prendere e cominciare a leggere, magari avessi una, se mi faccio una sorta di scaletta da seguire. Io vado molto molto a braccio, vado molto in modo spontaneo facendo la radio, proprio perché mi trovo qua nella guida e non mi preparo, non è che mi preparo un'idea così. È chiaro che un'idea degli argomenti da trattare ce l'ho prima, questo sì, ma come li tratto prima uno poi l'altro eccetera eccetera, sono tutte cose che mi nascono spontanee. Ecco forse perché le trasmissioni alle volte sono un po', assumono dei contorni un po' particolari, che sembra che sia un po' tutto improvvisato, perché non è che sembra, effettivamente è tutto improvvisato, ragazzi. Anche perché quando uno appunto prende la macchina e si va e si mette in strada, si mette nella guida, non sa mai quello che può accadere. Io in ogni caso siamo arrivati ai saluti, noi ci vedremo questa partita questa sera, domani siamo qua a commentare sicuramente questa partita e si comincerà a parlare appunto di Juventus Atletico Madrid, perché chiaramente è la partita delle partite e dovremo andarne a parlare veramente in modo non specifico e in modo chiaro. Per il momento io vi do un abbraccio a tutti quanti, vi rimando a domani, un bacio come sempre alle mie ascoltatrici che già mi ascoltano e mi seguono con passione, e questo chiaramente mi fa gran piacere, e le saluto e le do un bacio grande a tutti. E per il resto appunto noi ci sentiamo domani, ci lasciamo con un bellissimo brano che adesso andiamo a scegliere. Anche qua vado molto a braccio, quindi quello che capita in un certo senso, e noi ci sentiamo appunto domani. Visto che noi ci sentiamo domani, vi lascio appunto con questa canzone Domani di Filippo Malatesta, un cantante tra virgolette amico mio che conosco, e giusto così per dire, questa canzone tra l'altro l'abbiamo scritta insieme, chiaramente le parole, perché non so suonare nessuno strumento, ragazzi, però le parole sì. E quindi arriva adesso appunto la canzone di Domani di Filippo Malatesta, appunto ci sentiamo domani. Ciao a tutti, a domani! Lo sai, non ho la testa a posto, ci sono un giorno sì, uno no, lunatico e pieno d'orgoglio, qui mi sento uno sbaglio. Però il tuo sguardo lo conosco, lo so cos'è che vuoi da me, vorrei solo capire meglio io da me cosa voglio. Domani ci penserò, domani adesso no, io me ne andrò. Percorrere dove non so, ma dai tempo a corri con me e speriamo che un po', soltanto un po' ci pensi Dio, il resto poi lo farò io. Domani andiamo via da qui, oh sì, vedrai. Percorre
smettere di dire solamente lo farò.